Allora, oggi, domenica, dobbiamo festeggiare e santificare la festa. E per farlo facciamo un po' di informazione vera di fronte a questa marea di disinformazione che va avanti da qualche millennio. E però, come dire, per iniziare bene il nostro discorso, facciamo vedere questa flacone, perché noi intendiamo offrire ai nostri amici, quelli che ci vogliono tanto bene, noi gli daremo questo medicinale, questo qui, facessero vedere. Fava Sant'Ignazio. Ecco, gli diamo un po' di fava di Sant'Ignazio, chissà che non si mettono, che non si mettono a posto con la coscienza. Allora andiamo avanti. Per partire da una considerazione di carattere generale e sulla mistificazione che è arrivata a livelli assurdi proprio in questi giorni, partiamo dalla mistificazione più importante, che è quella della religione. E allora abbiamo qui un libretto. Cosa Allora, insegna realmente la Bibbia? domanda razionale. Per millenni ci hanno raccontato che la Bibbia è la verità assoluta, ma se qualcuno gli viene in mente di scrivere cosa insegna realmente la Bibbia, Non lo sa significa nessuno. che loro stessi, cioè questi fanno parte comunque di un mondo cristiano, in qualche modo cristiano, sono i primi a dire che la Bibbia sono delle fesserie. Perché se uno scrive cosa insegna veramente la Bibbia, significa che la C'è Bibbia qualcuno che lo interpreta in è maniera non vero. fuori discussione. Allora tu ti accolli il diritto dovere di illustrare che cosa Cosa è dice la più Bibbia. giusto? Allora a quel punto è evidente, no? C'è qualcosa che è meno giusto. Allora, no, perché dice, ah, ma dice la Bibbia è un cazzo. Andiamo a vedere, lo dicono loro, io non dico niente personalmente. Allora sentiamo questa cosa. Inoltre, scrive l'autore di questo commentario della Bibbia, Dio è santo. Lo ha detto Isaia. Oh, me coglioni. L'ha detto Isaia, cazzo. Me coglioni. Ha detto che Dio è santo. La E chi Madonna. ha detto a lui? Dice, l'ha detto Isaia, la Madonna. Allora, io mi ricordo una canzone che si chiamava Dove sta Zazà? Dossa Zazà, oh Madonna mia! Perché chi era? Era Isaia che cercava Sì, Zazà. sì, sì. Diceva Zazà torna da Isaia. Non sarà che questo Isaia qui è quello che cercava Zazà? Ma c'è da chiedercelo, no? Esatto. Io ho tutte le ragioni di chiedermelo. Io non voglio ridere qua. Lo mettiamo in tono scherzoso, ma semplicemente per Ironico, dire va, in che diciamo. mondo di falsificazioni vive l'umanità oggi. Questo significa che è puro. L'ha detto Isaia. Isaia ha detto che Dio è puro. Oh cacchio. In Dio non c'è traccia di malvagità. Niente meno. Niente meno. Perciò possiamo avere completa fiducia in lui. Ma Non io ho è... la massima fiducia in No, Gesù. aspetta, ma che c'entra? Sì. Cioè, parte da un presupposto per arrivare a una conclusione senza averci un E medium. questa è la logica che sottintende il La sistema religione. religioso. E Non la c'è un religione è medium. questa. Non c'è Non il c'è medium. un intermezzo logico. Io per avere conferma vorrei rivolgermi a Licio Gelli, perché Licio Gelli è il personaggio che dà il massimo delle garanzie. Capito? Intrigante. Capito? In Licio tutti Gelli i sensi, sicuramente, sì, intrigante in tutti i sensi. sicuramente Licio Gelli ha conosciuto Isaia, quello di Zazà però. Non si può dire lo stesso degli esseri umani che a volte si lasciano corrompere. La Madonna, porca Volte. miseria. Ma fosse che Isaia era un essere umano. E allora? E allora, per deduzione logica, qualora chi scrive e legge la Bibbia fosse uno esercitato a un minimo di logica razionale, se Isaia è un Ma uomo, sai la... e direbbe Tu la... Te Shakespeare, la ricordi? Isaia è uomo, Senti, e lui è te la contro le ricordi cazzate.
le tre regole della confutazione di Dio? Dimmi. Dille tu. Non mi ricordo, in questo momento non mi ricordo più, di quel famoso filosofo greco. Vabbè, ce ne sono lì. È famosissimo. Ce ne sono lì, ce ne sono vabbè, ne parleremo poi. Sì. Pensavo che te lo ricordavi te. Anche l'uomo più onesto al potere spesso non può rimediare ai danni causati da persone malvagie. Hai capito? Sono le persone malvagie che determinano le cose brutte. Ma Dio è onnipotente, quindi Dio è santo, l'ha detto Isaia. Dio è buono, non ha tracce di malvagità, e anche onnipotente. A qualcuno gli verrebbe in mente che se uno è onnipotente non può essere malvagio? E qualora fosse onnipotente, la malvagità verrebbe superata dal fatto che essendo onnipotente nessuno lo può causare di essere malvagio? No, questa è una logica che non appartiene ai lettori e ai commentatori della Bibbia. Dio è onnipotente, può annullare tutti gli effetti che la malvagità ha avuto sull'uomo e lo farà. Lo farà, perché non lo fa subito? Oh, ma questo è un testo di uno che commenta la Bibbia, non io. Quando interverrà, Dio porrà fine al male per sempre. Salmo, è un salmo. Salmo 37, 9, 11. Allora, quando Dio interverrà, porrà fine alla malvagità. Ci fa pure una poesia, aspettiamo che venga Dio. Nel frattempo che facciamo? Ci strappiamo i peli del culo, lo so, vicendevolmente, in attesa. Non lo sappiamo, non ce lo dicono, andiamo avanti. Cosa prova Dio per le ingiustizie che subiamo? Nel frattempo, cosa prova Dio per ciò che accade nel mondo e a voi stessi? Prima di tutto la Bibbia insegna che Dio ama la giustizia. Ce l'ha detto la Bibbia. Che stai fresco. Salmo 37,28. Quindi non è affatto indifferente a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato. Sei onnipotente, sei giusto, sei buono, e allora cosa fai? Ti dispiace che facciano il male? Allora intervieni, no? Che devo aspettare la fine dell'universo perché tu debba intervenire? Che logica è questa? Che significato hanno queste cose? Allora, Dio detesta ogni specie di ingiustizia. La Bibbia dice che un tempo, quando il mondo si riempì di cattiveria, Dio se ne addolorò nel suo cuore. Genesi 6. Dio non è cambiato. Malachia. Cacchio. Io devo aspettare uno che si chiama Malachia per farmi dire che Dio non è cambiato. Ma poi è passato Malachia, che ho bisogno che me lo dice Malachia. Ma guardate, è una cosa che fa paura, no? Ma a chi volete prendere per il naso? Andiamo avanti. Le sofferenze che ci sono nel mondo lo addolorano ancora e detesta veder soffrire la gente. Egli ha cura di voi, dice la Bibbia. Dice Pietro che l'ha detto. Come facciamo? No, Pietro, non di Pietro, attenzione, non che sbagliate Pietro con di Pietro. Come facciamo a essere sicuri che Dio detesta veramente vederci soffrire? Un'ulteriore garanzia è che, come lo insegna la Bibbia, l'uomo è stato creato a immagine di Dio, Genesi 1,26. Quindi l'uomo compie il male, è malvagio all'ennesima potenza, basta vedere quello che stanno facendo i tagliagole in Siria, ad esempio, nell'indifferenza generale del vicario di Dio, il quale non dice niente, ammazzano, stuprano, violentano, soprattutto i cristiani, il vicario di Dio non dice niente. Ma scusa, l'uomo è stato fatto a immagine di Dio, non mi sembra. O Dio è un cialtrone, maledetto assassino come questi, o tu, commentatore della Bibbia, non puoi dire che l'uomo è stato fatto a immagine di Dio. Mi pare ovvio, no? Se abbiamo buone qualità è perché Dio ha buone qualità. E se non abbiamo cattive? Per esempio, vi dispiace veder soffrire gli innocenti? Ma gli innocenti che soffrono in continuazione.
I palestinesi sono innocenti che soffrono in continuazione. Gli afghani sono innocenti che soffrono in continuazione. E sono tutti sotto il tallone dei servi di Dio. Gli iracheni, no? Come diciamo, i siriani, i palestinesi, tutti che soffrono perché i servi di Dio li fanno soffrire in maniera vergognosa e ignominiosa. Se queste ingiustizie vi affliggono, state certi che Dio si affligge ancora di più. Ma se ti affliggi, sei onnipotente e non fai niente per questi poveracci, allora scusami, caro Dio, a me non me ne frega niente, perché so che tu sei un'ipotesi, un'ipostasi. Però a tutti questi che credono a queste balle, che cacchio gli dici, Dio? Chi mandi? San Francesco? Mandi San Francesco a perdonarli? A perdonarli a chi? Andiamo avanti. Una delle caratteristiche più belle degli esseri umani è la capacità di amare, certo. Ma fallo dire a quelli che non sono capaci di amare e sono gonfi di odio e vanno massacrando la popolazione del mondo per il loro potere, la loro volontà di dominare secondo delle norme che loro dicono di aver ricevuto da Dio, perché sono sempre gli stessi. Quelli che dicono di aver scritto la Bibbia sono loro che martoriano i popoli del mondo per maggiore arricchimento loro e dei loro figli. Anche in questo assomigliamo a Dio. La Bibbia insegna che Dio è amore. E qui entriamo in un altro merito. La Bibbia insegna. Quale Bibbia? È il Vangelo che insegna che Dio è amore. Ma il Vangelo non è la Bibbia. Voi state facendo, cari amici, una interpolazione e state facendo passare per parole della Bibbia quelle che sono in realtà le parole del Vangelo. Si tratta di ben altra cosa. Infatti questa frase, Dio è amore, è stata tratta da 1 Giovanni 4 e 8. Quindi è stata tratta dal Vangelo di Giovanni, che dimostra in maniera inequivocabile come il cristianesimo in realtà sia platonismo. L'identificazione di Dio con l'amore. L'amore è il sommo bene, l'amore è la verità, così come ripetono altri cristiani. Basta che prendiamo qualsiasi altro testo cristiano dove l'identificazione con la verità come sommo bene e l'amore è la stessa cosa. Ma questo è Platone, questo è cristianesimo, la Bibbia non c'entra niente in queste cose, chiaro? E questa è la faccenda, ecco qua, questo è una rivistina scritta da ambienti cristiani buoni, molto buoni, e che io voglio prendere come riferimento. La verità è amore, ma l'identificazione bene, verità, buono, amore è l'identificazione dell'essere supremo concepito da Platone. Cosa c'entra la Bibbia non lo sappiamo, tant'è vero che non sappiamo che il Vangelo di Giovanni è infatti il Vangelo maggiormente neoplatonico di tutti gli altri. Noi amiamo perché Dio ama, questo è Platone. L'amore non vi spingerebbe a porre fine alle sofferenze e alle ingiustizie che vedete nel mondo? Sì, io amo le popolazioni sofferenti, sono stato educato ad aiutare i più deboli. Disgraziatamente, personalmente, non ho le forze politiche e militari per poter contrastare quello che questi maledetti assassini stanno facendo con le popolazioni arabe. Non lo posso fare, se lo potessi fare lo farei con grande piacere. Se ne avessi il potere non lo fareste, chiede. Certamente, potete essere altrettanto certi che Dio porrà fine alle sofferenze e alle ingiustizie. Quando? Alla fine del mondo, però. Tu non puoi dilazionare alla fine del mondo ciò che può fare Dio. Io posso dilazionare un mio intervento perché mi devo armare, mi devo organizzare, devo intervenire. Ma Dio, che è onnipotente, che è onnipresente, o le fa o non le fa. Le promesse menzionate nella prefazione non sono semplici sogni o speranze vane. Le promesse di Dio si avverano sempre. Infatti lo vediamo. Noi conosciamo circa 3.000 anni di storia, conosciamo solo una storia di sopraffazioni, ingiustizie e violenze. Più inaudite e più vergognose. Anche molto spesso
provocate dai cosiddetti servi di Dio. Si presentano come servi di Dio, ma in realtà tutto sono fuorché servi di Dio. Del prima Dio perché, vero, giusto? Prima perché Dio non esiste, ed è tutto da dimostrare, e io vorrei avere qui sotto mano qualcuno che ha prove certe, tangibili, riscontrabili, perfettamente scientifiche e quantificabili e misurabili in maniera concreta della esistenza di un'entità superiore, diciamo a immagine anche antropologica. Antropoformica, ecco. Esattamente. Antropoforme, ecco, esattamente. Finalmente. Esattamente. Ecco, quindi che abbia al centro il benessere del suo creatore, immaginatore, creato, no? E quindi del Dio, della terra fatto uomo, e quindi di una coesistenza e di un collegamento fra questo ente superiore e l'umanità, cosa che a oggi non mi è dato di avere notizia. Noi stiamo intervenendo in termini di logica, di razionalità. Quello che a noi interessa è il livello di mistificazione con cui questa gente va prendendo per il naso, per il culo, i sempliciotti, gli innocenti veri. La parola innocente significa persona che non può nuocere, innocuo, cioè non può nuocere, però è subdolamente corrotto dalle idiozie logiche che vengono scritte in questi libri. Che non è solo questo è un libro in cui più palesemente si dimostra la volontà mistificatoria, che è comunque presente. Spudoratamente. Esattamente. Allora, continuiamo e finiamo su questo tema. Per di più la Bibbia è ispirata da Dio. Cristo Dio. 2 Timoteo 3:16, l'ha detto Timoteo. Alla Madonna. No, ma bisognerebbe fare un attimo invece una digressione storica. E cioè dire che la Bibbia è stata tramandata, diciamo le parabole della Bibbia sono state tramandate oralmente per circa 1500 anni. Quindi dire che è ispirata da Dio, un qualcosa che poi noi sappiamo, noi programmatori neurolinguistici sappiamo che passando di bocca in bocca, di persona in persona, il messaggio nel giro di 3-4 passaggi viene completamente stravolto il senso. Quindi come si fa a dire che il volere di Dio era quello ed era intenzionalmente quello che poi è stato formalizzato in forma scritta 1500 anni dopo l'evento dei fatti che si raccontano. Poi andiamo avanti. Ma questo io vorrei chiamare il riferimento a tutte queste cose. L'ha detto Timoteo. E beh, chi cazzo è? Che ne so io. Chi è Timoteo? Che lo conosco? No. Che è tuo zio? No. È tuo padre, è tuo nipote, chi è Timoteo? L'ha detto Timoteo, vabbè, allora lo dico, che non è così. Io anzi, se dico, affermo che Timoteo era un testa di cazzo. Tanto uguale. Allora, in che senso? La Bibbia stessa risponde, degli uomini parlarono da parte di Dio mentre erano sospinti dallo Spirito Santo. E me coglioni, l'ha detto Pietro, non di Pietro, ricordiamo Pietro, ma chi è Pietro? Se si riferisce a tale San Pietro, adesso stanno veramente mettendo in dubbio che fosse veramente esistito. E allora chi è sto Pietro? Facciamo un esempio, un uomo d'affari può incaricare la segretaria, questa è bellissima, per riuscire a far capire come Dio incarica gli altri. Ma un uomo d'affari non è Dio. Allora, siccome però questi partono da una mentalità americana... È quello che abbiamo detto, la programmazione neurolinguistica che parte da un assioma che è dato per vero, che sì. È verificabile e diciamo verosimile, dopodiché c'è un taglio e poi c'è la conclusione data risolta. Sì. Quello che oggi creano il problema e poi danno una soluzione che non c'ha un cazzo a che spartire col problema. Col problema stesso. Però è quello che intenzionalmente volevano fare loro e che hanno
così in qualche modo fatto raggirando, fatto finta che fosse la soluzione, mentre in realtà è l'aggravamento del problema. Esattamente, così come in quel bellissimo film che ha avuto grande successo, La strada, no? Dice che chi l'ha detto? L'ha detto Zampano. No, ma no. Quella girovago, capito? Che andava in giro a fare quelle... Anthony Quinn. Anthony, grande Anthony Quinn. Chi l'ha detto? L'ha detto Zampano. Andiamo avanti. Facciamo un esempio. Un uomo d'affari può incaricare la segretaria di scrivere una lettera che spieghi il suo punto di vista e dia istruzioni. Ma la lettera è sua, non della segretaria. Similmente nella Bibbia troviamo il messaggio di troppo Dio. Troppo forte. Non quello degli uomini che lo scrissero. No. Quindi l'intera Bibbia è veramente la parola di Dio. Sai chi l'ha detto questo? Niente po' di meno che San Paolo. San Paolo conosceva perfettamente, no? Gli uomini del marketing. No, ma aspetta. Gli uomini d'affari. San Paolo. Lui stesso. No, 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 San Paolo, che non conosceva i Vangeli, ma cosa vuoi che conoscesse, e la cui Bibbia è stata scritta in aramaico, che, di cui lui forse non era al corrente, non era assolutamente, perché conosceva il greco e il latino. Esattamente, posto che conoscesse il latino, comunque. San Paolo, capito? Allora, per continuare, perché noi abbiamo incominciato, poi continueremo con altre cose. Allora, a noi ci interessano alcuni altri aspetti, li dobbiamo far vedere ai nostri amici, perché i nostri amici potrebbero pensare che siamo abbastanza sprovveduti, ma non è vero. Questo è l'ultimo numero di Giustizia Giusta e abbiamo qui il Papa, capito che questo sì che è l'Italia che vuole cambiare, punto interrogativo, l'Italia che cambia, l'Italia dei giovani in prima fila, l'Italia del nuovo corso della politica, l'Italia delle innovazioni comunicative, l'Italia del nuovo leader di partito, presidente del consiglio, sindaco, ma sempre la stessa Italia, piagnona e magnona, millantatrice di grandi speranze e riformatrice di ancien régime. Papa Francesco, la novità del momento, con il suo sorriso, la sua umiltà ostentata, il suo pretendere di offrire un riferimento ai vari funamboli, perché la fede crea ringhiere solide per chi non ami più camminare sospeso nel vuoto. Questi sono i punti. Dal sacro al profano lo stile si imbarbarisce, l'italiano si sbizzarisce in fiumane di turpiloquio, i valori si spezzettano in mollichine di pane da far mangiare ai piccioni. Gettate ora lì, ora qui, poi sostanzialmente reimpastandosi in un unico, grande ed eterno dogma, l'onestà. E sono frasi, concezioni che a noi sembrano veramente scritti bene, dove ovviamente questa gente incomincia a fare i conti con la sua storia. Noi siamo partiti da una interpretazione della Bibbia scritta dai seguaci di Geova, non di Genova, di Geova, i quali ovviamente diciamo hanno dimostrato Giove, che cos'è Giove, Geova, no, loro sono Geova, e questi qui, capito, ci illustrano la Bibbia, ma mi sembra che arrivino un po' tardi rispetto alle tante interpretazioni della Bibbia. E qui abbiamo un'altra rivista, che è sempre importante, Sodalizium, se è una rivista... Se c'è una rivista in ambito cattolico alla quale noi dobbiamo fare riferimento è questa, perché questa è stata scritta e continua a essere scritta da cattolici veri, cioè da persone che scrivono in termini di dottrina in cattolicesimo. Sodalizium. Allora, che cosa dicono queste persone? Alcune cose che vogliamo dire proprio perché ci interessa sottolineare alcuni aspetti e alcune manifestazioni molto chiare della mancanza di coerenza dottrinaria di questa Chiesa, che cerca, come ha sempre fatto, il potere per il potere. E si attacca con motivazioni che si attaccano agli specchi. Come gli pare. Ecco. Innanzitutto i membri dell'istituto, cioè dell'istituto che
pubblica questa rivista, intendono qui rinnovare pubblicamente la propria confessione di fede cattolica nel Concilio di Trento e Vaticano I. Vaticano I del 1862-1870 ed il giuramento antimodernista, quello della bolla Rerum Novarum, e in particolare la propria fede in ordine al primato e al magistero infallibile del Romano Pontefice. Allora, quindi questi sono i cattolici cristiani ortodossi, proprio. Esattamente. Allora, queste sono cose importantissime, a noi non ce ne frega niente, adesso francamente lo dobbiamo dire, che questi, io ho stima con queste persone, come ho sempre avuto stima delle persone coerenti. No, sono nemici, possono essere nemici, ma sono coerenti. Coerenti nel senso che sono continuativi nelle loro idee, imperterriti. Esattamente. Non sono così, non sono dei mistificatori. Dicono le cose come stanno. Dal loro punto di vista, ovviamente. Vabbè, io li rispetto moltissimo. Certo. Vicario di Cristo e successore di Pietro, al quale Cristo ha affidato le chiavi del Regno dei Cieli. Il compito di confermare i suoi fratelli nella fede e di pascere il suo gregge, primato che Cristo ha affidato al solo Pietro e non stabilmente all'intero collegio apostolico e ancor meno al collegio episcopale. Ma allora, diciamo noi, se il Papa precedente ha dato le dimissioni, è mancato sostanzialmente ai principi fondamentali della dottrina cattolica. Noi sappiamo che ci sono stati dei gravissimi retroscena, ma i gravissimi retroscena a noi non me li devi a me non me li devi raccontare. E soprattutto, venditore di chiacchiere, tu, venditore di chiacchiere, valle a dire a qualcun altro. Perché io a te non te ci credo, non cercare di convincermi a me con le tue contorsioni ideologiche. Gli avvenimenti recenti, rinuncia di Josef Ratzinger, elezione di Jorge Bergoglio, hanno poi ricordato il ruolo di Dio e quello degli uomini durante la vacanza della sede e l'elezione del nuovo pontefice. Durante la vacanza della sede l'autorità permane sempre in Cristo, capo invisibile della Chiesa e solo in radice nel corpo morale che può designare il nuovo pontefice. Questo corpo morale elegge un candidato con degli atti umani propri a ognuno degli elettori. La persona eletta deve poi accettare non solo a parole, ma nella realtà il sommo pontificato, il che include la volontà oggettiva ed abituale di realizzare il fine stesso del papato e il bene della Chiesa. Anche questa accettazione ed intenzione sono degli atti umani sottomessi a tutte le infermità di un altro atto umano. Questi atti umani degli elettori e dell'eletto costituiscono l'aspetto materiale del papato. Papato che però non viene dagli uomini, ma da Cristo stesso, che governa, santifica, insegna la Chiesa abitualmente. Con il suo vicario sarò con voi. Matteo 28:20. Questo è un riferimento giusto. Perché? Perché nella logica dei riferimenti, un conto è dire, guardate che queste cose sono vere perché l'ha detto Timoteo, l'ha detto Isaia, l'ha detto l'anima dei mortacci tuoi. Un conto è un riferimento invece in cui si dice, guarda che tu, che sei in quella tradizione, ti devi attenere in quella tradizione. Allora, siccome in quella tradizione c'è questa frase pubblicata da Matteo, tu ti devi attenere a questo. Mi sembra che dal punto di vista dialettico sia spiegabile la questione. Questi non dicono che Matteo dice un chissà quale verità, dice che Matteo scrive un qualcosa alla quale il Papa si deve attenere. Sono cose diverse. Cristo comunica quindi a chi è stato canonicamente eletto ed ha realmente accettato l'autorità che lo costituisce formalmente il Sommo Pontefice. E con un semplice atto volontario di rinuncia, che Josef Ratzinger ha rifiutato l'elezione che era stata fatta della sua persona, rendendo così totalmente vacante la sede. Ha così reso esplicito quel suo non volere veramente governare la Chiesa assieme a Cristo, che gli impediva fin dall'inizio di essere Papa. È con un atto della sua volontà, analogicamente,
che Jorge Maria Bergoglio non ha oggettivamente intenzione di governare la Chiesa accettando il sommo pontificato, al punto che la sera dell'elezione si è lui stesso presentato non come Papa, ma solo come Vescovo di Roma. A me interessa soprattutto far capire la logica che è sottintesa a questi concetti. Qui si parla di persone che fanno riferimento specifico a una specifica normativa che risale alla dottrina cristiana cattolica. Queste persone che fanno riferimento a questa dottrina si riferiscono a una situazione che non è campata per aria, che non è aleatoria come questi qui che pretendono di dire che la Bibbia ha detto questo piuttosto che un altro. Tanto non può aver detto niente la Bibbia, di sicuro e di preciso per l'umanità. E lo diciamo noi, capito? Ma loro dicono, tu vuoi fare il Papa, ti devi attenere alle regole. È come un tipo di Costituzione. La Costituzione dice che il Presidente della Repubblica Italiana deve comportarsi in certo modo. Presidente della Repubblica non si comporta in questo modo, è traditore, tant'è vero che noi abbiamo denunciato più di una volta Giorgio Napolitano per alto tradimento, perché non si è tenuta alla Costituzione. Nessuno dice, io vorrei riuscire a far capire ai nostri amici, nessuno dice che la Costituzione italiana è perfetta. Si dice invece che nel momento in cui tu accetti quella Costituzione e sulla base di questa Costituzione hai accettato un incarico, con prebende molto alte, perché tu sei pagato molto bene, ti devi attenere a quella Costituzione. E cose diverse, non ci sarà mai una Costituzione perfetta. Ecco la differenza che c'è fondamentalmente con questi mistificatori che dicono che siccome Timoteo, siccome Isaia ha detto questo, quello è vero che cosa? Non è vero niente. Sono balle che ha raccontato queste persone e tu sei un falsario che pretendi di convincere le persone che sia vero quello che hai detto, perché l'ha detto Isaia, capito? Quello che cercava Zazà, ma a me non me ne frega niente se Isaia cercava Zazà, capito? Ecco, allora a questo punto ritengo che una prima parte di questo nostro intervento possiamo definirla conclusa. Faremo un altro intervento per proseguire e soprattutto nella dimostrazione delle falsità intrinseche in questi messaggi, che sono anche dimostrate da questo libro. Questo è un libro che verrà presentato di recente. Vaticano rapace. I soldi che il Vaticano ruba agli italiani. Dice